Si fa dire che ormai queste serate sono diventate una bella tradizione. Il titolo di quest'anno desta sicuramente curiosità: Ama e fa ciò che vuoi. Derive da Prodi dell'amore nella società contemporanea, postmoderna. Ama e fa ciò che vuoi è una delle frasi più celebri di Sant'Agostino. Sintetica, potente e contemporaneamente facilmente equivocabile. Agostino la pronunciò in una delle sue 10 omelie a commento della prima lettera di San Giovanni, quella lettera sacra in cui Dio viene definito come amore. Proprio il tema dell'amore è il protagonista di queste serate. Amore è una parola molto pronunciata, ma poco compresa nella sua verità più profonda. Le derive della comprensione dell'amore generano conseguenze nel modo di intendere la relazione, gli affetti, la famiglia, la vita stessa. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase come un mantra ormai della società contemporanea: l'importante è amare. Oppure, quando uno ama, può tutto, a prescindere però dalla forma che questo amore assume. Se a questa comprensione si aggiunge una volontà intesa come pura libertà, secondo il comune adagio sono libero, faccio quindi quello che voglio, allora il connubio diventa esplosivo. Amore e volontà giungono invece agli approdi di una vita buona e bella quando si lasciano guidare dalla verità. Solo in questo modo si potrà gustare nel tempo dell'esistenza la letizia dell'amore. C'è una forma buona dell'amore, quella cristiana, che se viene assunta e fatta propria dall'uomo lo conduce a voler bene, nel vero senso del termine, desiderare e decidere il bene. È quello che in queste 3 serate speriamo di poter comprendere grazie alla riflessione e al contributo dei nostri ospiti. Ringrazio personalmente Don Andrea Bozzolo, per aver accolto l'invito ad essere con noi questa sera. È nel mezzo pieno della sessione invernale di esami ed essendo il preside della facoltà di teologia, ecco, gli abbiamo chiesto un bel sacrificio questa sera, venire da Torino con il tempo che ha trovato poi. Provo una profondissima stima ed amicizia nei suoi confronti, soprattutto per avermi accompagnato nel periodo della formazione negli anni della teologia a Torino. Vi invito a seguire con attenzione la profondità e la puntualità della sua riflessione teologica e pastorale. Grazie anche a quanti in questo periodo si sono prodigati per la realizzazione di queste serate. E a tutti voi che siete qui convenuti, grazie della vostra presenza. Lascio la parola ad Angelo per introdurci allora in queste serate. Bene, un saluto anche da parte mia. Quindi allora siamo al terzo anno, quindi possiamo dire ormai che è diventata tradizione, insomma, nel mese dedicato a Don Bosco, questo ciclo di incontri e di riflessione, di formazione su un tema pastorale molto importante, cioè la famiglia. Diceva Don Massimo, appunto, il titolo di quest'anno è Ama e fa ciò che vuoi, derive e approdi dell'amore nella società postmoderna. Parleremo quindi ancora di famiglia, cercando però di cambiare la prospettiva, l'angolo visuale. L'argomento famiglia, infatti, come già cogliemmo 3 anni fa quando nacque questa iniziativa e come le vicende di questi anni hanno evidenziato in maniera anche molto, molto forte, è di strettissima attualità. Il Papa addirittura ha promosso un sinodo straordinario sul tema della famiglia e con l'esortazione apostolica Amoris Laetitia ha riportato nel cuore della Chiesa la riflessione sul tema familiare, con la consapevolezza che l'annuncio cristiano che la riguarda è davvero una buona notizia. Il documento che il Santo Padre ci ha offerto e su cui sostanzialmente si articoleranno le serate, più che una riflessione sul tema, deve in realtà essere visto come uno strumento per le famiglie che già esistono e per quelle che si stanno formando. Una sorta di manuale, di istruzioni per l'uso, dirette a fornire strumenti per discernere e quindi per affrontare le diverse situazioni che abitano la casa delle famiglie. Gioie, ma anche difficoltà,
contrasti, momenti lieti, momenti di dolore, esperienze che inevitabilmente caratterizzano la vita delle coppie, giovani o mature che siano. Un ulteriore spunto, visto che appunto siamo in una casa salesiana, ci viene dalla strenna del Rettore Maggiore di quest'anno. Don Anger ha offerto appunto la strenna di quest'anno che si intitola Siamo famiglia, ogni casa, scuola di vita e di amore. Nella sua strenna, il successore di Don Bosco evidenzia come l'attenzione oggi debba essere rivolta non solo ai ragazzi in quanto tali, peculiarità questa appunto tipica dei salesiani, ma anche come fu nel progetto originario del fondatore che tale forma volle dare al suo primo oratorio, alle famiglie. Famiglie da accogliere nelle case salesiane con empatia, attraverso un percorso che le conduca ad essere non più e non solo oggetto, ma direttamente con la loro presenza e il loro esempio, soggetti di pastorale, degli esempi da vedere. Nonostante tutto, infatti, nonostante l'individualismo, il relativismo imperanti, cose di cui abbiamo parlato e sentiamo parlare molto spesso, in realtà, a ben vedere, la famiglia rimane comunque l'ambito dove risulta più evidente che l'essere individui isolati non soddisfa l'uomo, perché l'uomo è per sua natura un essere relazionale. In famiglia non ci si rapporta in termini di mero scambio economico. In famiglia impariamo a vivere la filiazione, la fraternità, la nuzialità e, se c'è il dono, maternità e paternità. Se queste relazioni, come accennava Don Massimo, vengono fondate non solo sull'amore istintivo, su quella che in realtà è la pura e mera passione, ma coltivato e accompagnato in tutte le sue fasi di felicità, come dicevamo prima, ma anche drammatiche o difficili, ne consegue un'esperienza di gioia che dà gusto e senso all'esistenza. Il ciclo delle conferenze di quest'anno intende quindi proporre 3 incontri sulla letizia dell'amore in famiglia. 3 incontri che non vorrebbero essere delle semplici conferenze, ma delle testimonianze, delle esperienze di vita vissuta. Questa sera cominceremo quindi con Don Andrea Bozzolo, teologo e preside della Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana della sezione di Torino. Il titolo della serata è Casa Dolce Casa. La famiglia, un luogo che introduce la vita o allontana dal mondo? Lo scopo della serata, come poi appunto meglio ci illustrerà ovviamente Don Andrea, è quello di riposizionare la famiglia contemporanea nell'ambito della complessa società postmoderna. Un tempo, all'epoca della società cosiddetta organica, la famiglia era il luogo di iniziazione simbolica al mondo, era un luogo di formazione globale, tutto si apprendeva in famiglia. Oggi la società attuale appunto è diversa, ha bisogno di velocità nelle decisioni, di flessibilità nei rapporti, di circolazione delle informazioni. Necessita quindi di molteplici centri di decisione autonoma e la famiglia è diventata semplicemente uno di questi e nemmeno la più importante. Diventa quindi importante riposizionare la famiglia all'interno di questa società complessa postmoderna, al fine poi di poter entrare in amore silletizia con degli strumenti adeguati per cogliere le chiavi di lettura ed evitare quindi il pericolo di una lettura che sia meramente ideologica del testo. Nel secondo appuntamento, tanto per anticipare cosa avremo in programma nelle prossime serate, che sarà venerdì prossimo, dal titolo Due cuori e una capanna, avremo la testimonianza della giornalista Costanza Miriano, che credo tutti conoscano, con la quale appunto cercheremo di scoprire una forma bella dell'amore coniugale, cioè la forma cristiana della sponsalità, quel dono dello spirito, cioè, che abilita uomo e donna a donare la vita l'uno per l'altro, in un legame indissolubile e fecondo che contribuisce all'edificazione della Chiesa. Crediamo appunto che il racconto di come nella vita di ogni giorno questa forma di amore viene vissuto nella fedeltà e nell'obbedienza possa essere appunto una via preziosa per spiegare la riflessione del Papa. Nella terza serata, dopo quindi aver riposizionato il tema familiare e ascoltato una testimonianza autorevole, entreremo maggiormente nel testo del Papa con l'incontro dal titolo Il matrimonio è la tomba dell'amore. Cercheremo quindi in quella serata di dare una via concreta, di spiegare una via concreta per dar vita a una famiglia. Il desiderio che ci siamo proposti è quello di, diciamo così, far parlare Amoris Laetitia perché ci indichi un cammino concreto per costruire relazioni familiari che possano essere fecondamente indissolubili. Andremo a presentare alcuni capitoli importanti dell'esortazione, in particolare quelli che hanno un orizzonte più pratico e programmatico, per offrire quindi a ogni stagione dell'amore, quindi dalle giovani coppie fino alle coppie mature, strumenti semplici ma preziosi per la vita quotidiana. Quindi questo è un veloce riassunto di quello che
ci siamo prefissi e che speriamo poi di portare a termine. Diamo quindi la parola subito a Don Andrea, che ringrazio anche ovviamente per la disponibilità, e siamo tutti pronti ad ascoltarlo. Grazie. Bene, buonasera, bentrovati, grazie del cortese invito, grazie dell'attività degli organizzatori, che ho percepito un gruppo molto vivace e molto interessato su questi temi. Allora, in questa serata cercheremo di riflettere un po' insieme su come la famiglia sta cambiando nella nostra società, per vedere in che modo la comunità cristiana, la Chiesa, a partire dal Papa, raccogliendo il risultato della riflessione dei Vescovi nel Sinodo, cerca di suggerirci alcune attenzioni, perché le famiglie siano accompagnate, siano aiutate, ci sia un'esperienza effettiva di Vangelo nella crescita affettiva delle nuove generazioni. Trovate dei fogli che non leggerò, ma che servono un pochettino come traccia per seguire il filo del ragionamento che questa sera cerco di proporvi, poi immagino che ci sarà un po' di tempo per lo scambio, per il dibattito. Il primo punto da cui partirei è quello di cercare di delineare quali sono i tratti della famiglia, cosa che quei cambiamenti culturali nei quali siamo immersi non è diventata così ovvia e così semplice. Una volta bastava dire la famiglia, tutti capivano che cos'era. In un certo senso, in una maniera impalpabile anche oggi, ma oggi è diventato anche frequente, a volte anche un po' un vezzo, una moda, non parlare solo più di famiglia, ma di famiglie, per dire che ne esistono di tante forme, di tanti tipi. So, per dire, noi a Torino, il nuovo sindaco, la prima cosa che ha fatto è l'assessorato, ha cambiato il nome, non più assessorato per la famiglia, è diventato assessorato per le famiglie, ecco. Per dire, ma vuol dire che, non vuol dire appunto una famiglia, 10 famiglie, vuol dire evidentemente tanti tipi del modo di intendere famiglia. Partirei da un'affermazione che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che non definisce la famiglia, ma in qualche modo la dipinge, ne delinea dei tratti. Dice così il numero 2202: un uomo e una donna, uniti in matrimonio, formano con i loro figli una famiglia. Questa istituzione precede qualsiasi forma di riconoscimento da parte della pubblica autorità, si impone da sé. La si considera come il normale riferimento in funzione del quale devono essere valutate le diverse forme di parentela. Dunque, in questo dipinto, tratteggiato così dal Catechismo, troviamo delineati gli elementi costitutivi dell'esperienza familiare, che in qualche modo ho cercato di tracciare graficamente in quel piccolo schemino che trovate lì, delineando la famiglia all'incrocio di due assi. Evidentemente l'asse orizzontale del rapporto tra l'uomo e la donna e l'asse verticale del rapporto tra i genitori e i figli. Dunque, la famiglia nasce perché c'è una differenza sessuale. Questo è un fatto ineludibile. Esistono uomini e donne. C'è una differenza. Una differenza che nel caso della famiglia diventa alleanza. La famiglia nasce da un movimento di attrazione tra diversi. La differenza sessuale che si congiunge appunto per un'alleanza coniugale. Ma questo movimento verso un centro diventa allo stesso tempo immediatamente generatore di un movimento di apertura. L'uomo e la donna che si incontrano, che formano alleanza, diventano lo spazio dentro cui si articola la differenza delle generazioni, genitori e figli, che a loro volta si distanziano. E proprio la famiglia, ci rendiamo subito conto, è qualcosa di dinamico. Questo congiungersi di diversi che dà origine a un aprirsi di diversi nel solco delle generazioni. E la famiglia è così perché questo è radicato, potremmo dire, nella nostra stessa struttura corporea. È però
non è semplicemente qualcosa di biologico, perché è il destino coniugale del maschile e del femminile. Noi siamo maschi e femmine anzitutto per ciò che siamo, corporalmente, è affidato alla nostra libertà. E dunque non avviene in maniera istintiva. Degli animali, in cui pure c'è l'accoppiamento tra il maschile e il femminile, la procreazione, non diciamo che c'è la famiglia, perché appunto quello avviene meccanicamente, istintivamente, mentre per noi l'incontro di un uomo e di una donna è affidato alla loro libera scelta, è affidato alla libertà. Il matrimonio nasce da un consenso, cioè da un dono e un'accettazione reciproca. Ed è lì che si apre il contesto realmente per la generazione umana. Vedete, allora, questo schema da un certo punto di vista è molto semplice, direi quasi elementare, però offre la possibilità di riflettere su numerosi aspetti. Perché questo incrocio di un asse orizzontale e verticale, da un lato, è la struttura più stabile dell'umano. La vita sorge così. Noi tutti siamo il frutto dell'incontro di un uomo e di una donna. Quindi è la realtà più architettonica, più strutturale. Questi sono realmente gli architravi dell'umano. Ma è anche la più mutevole, la più flessibile, proprio perché è affidata alla libertà. Pensate come cambia nel corso dei secoli la cultura affettiva, il modo in cui uomini e donne si incontrano, i giovani di oggi, l'esperienza che fanno dell'innamoramento, del fidanzamento, del costruire il loro futuro, come già diversa da quella dei loro padri, dei loro nonni, da società molto diverse dalla nostra, come società più tradizionali che magari oggi troviamo in alcune regioni dell'Africa o in altri continenti. Pensiamo come diversa l'esperienza della generazione, quando magari il figlio è uno solo, un figlio desiderato in un certo modo, atteso in un certo modo, quando le famiglie avevano 8, 10, 12 figli. Allora ci rendiamo conto che questa è la struttura familiare, ma proprio perché affidata alla libertà è esposta e deve essere esposta a notevole trasformazione e notevoli cambiamenti. Suggerisco cosa capita, direi, in due poli, un po' giustapposti. In alcuni tipi di società è decisamente prevalente l'asse verticale, cioè l'asse genitori-figli. Questo tipicamente nelle società tradizionali. La famiglia è pensata come la catena delle generazioni, gli antenati, gli avi, i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli. La famiglia è ciò che tramanda la vita da una generazione all'altra. Appunto, nelle società tradizionali c'è tipicamente questo tipo di sguardo. Un nostro studente che ha studiato da noi a Torino, un sacerdote africano, mi diceva: guarda, nella mia tribù la fecondità è così importante che un uomo che non abbia avuto figli, quando muore, viene sepolto con una pietra sopra in segno di disprezzo. Tu sei stato come questa pietra, come una radice secca. Non hai portato la vita nella tua tribù. È chiaro, in questa logica, appunto, la fecondità è la chiave di lettura della famiglia. E quando questo diventa eccessivamente accentuato, naturalmente ne derivano dei disordini. Ad esempio, la donna è considerata solo dal punto di vista della fecondità. Questo lo vediamo anche in alcune pagine dell'Antico Testamento, in cui la sterilità era considerata addirittura una maledizione divina.
E quindi, ad esempio, un uomo non sceglie in questo tipo di cultura una donna prima di tutto per l'intesa affettiva. Potremmo dire che cerca non prima di tutto una moglie, cerca prima di tutto una madre per i suoi figli. Tanto che in alcune tribù non si arriva al matrimonio se non si è verificata prima che la donna sia feconda. In questo tipo di cultura anche spesso c'è un accentuato controllo sociale. La parola del clan, la parola del padre e della madre hanno un ruolo decisivo nella scelta di chi sarà la donna che devi sposare. In questo tipo di prospettiva è chiaro, ho già detto, diventa addirittura inconcepibile la verginità cristiana, come annuncio che c'è un prolungamento della vita che non si esaurisce nei figli, che c'è una sopravvivenza di noi che in realtà è la vita eterna e non è soltanto la stirpe che tu genererai. Ecco, ma l'esito forse più ambiguo di questo tipo di mentalità è la poligamia. Spesso dove c'è questo tipo di visione la fecondità è così importante che un uomo può anche avere più mogli, perché quello che è importante è che generino dei figli. Non è ovviamente il tipo di situazione in cui siamo noi, ma da qualche parte sulla faccia della terra c'è stato e c'è ancora questo tipo di approccio. In altri tipi di culture invece è decisamente prevalente l'asse orizzontale. Allora, il matrimonio e la famiglia sono tutti concepiti e pensati nella logica della relazionalità. L'io e il tu che si integrano affettivamente. Tutto sta in piedi sull'intesa, sulla comunicazione, sulla relazione, che naturalmente sono dei valori importanti, sulla libera scelta, in cui nessuno, non dico può dire qualcosa di decisivo, ma neppure dare un minimo consiglio. Ecco, in questo tipo di impostazione cosa capita? Capita ad esempio che il ruolo dei figli è meno importante, o addirittura è funzionale all'intesa della coppia. Non è la coppia che si pensa come apertura verso un terzo, ma magari rischia di volere il terzo come funzionale all'intesa tra i due. Quando diventa molto prevalente o addirittura esagerato questo tipo di approccio, allora c'è un'esasperazione della privatezza della vita di coppia, senza rendersi più conto che essa è uno snodo fondamentale della vita sociale, della società. C'è un'enfasi sul privato, appunto una marginalità della generazione, e al limite estremo, come di là in qualche modo c'era il limite estremo della poligamia, e qui il limite estremo è che la relazione, siccome non è collegata con la fecondità, perde di vista il senso della differenza sessuale. Qualunque tipo di relazione che sia un'integrazione affettivamente molto intensa tra un io e un tu, tende a essere equiparata all'esperienza coniugale e familiare. Ci rendiamo conto che è piuttosto il tipo, diciamo, di problematica che è diffuso nella nostra società contemporanea, postmoderna. Non dovrebbe essere difficile riconoscere che la famiglia trova la sua salute migliore e la sua realizzazione più tipica quando i due assi sono nell'equilibrio. Quando cioè la differenza sessuale conduce alla coniugalità e la coniugalità è pensata nell'orizzonte sociale della generazione. Mentre invece la famiglia ha le sofferenze più gravi quando i due assi tendono a essere separati tra di loro. Allora l'avere figli viene pensato come qualcosa che può anche essere espunto, ecco, dalla dinamica dell'alleanza coniugale. E l'intesa affettiva non ritiene più il fatto di poter generare una vita come qualificante per dire che si è una famiglia.
Dico ancora un'ultima cosa su questo piccolo schermino che mi pare nella sua semplicità abbia dei vantaggi di chiarezza e di profondità. Beh, intanto vedete che intorno a quelle quattro frecce, a quegli assi, ho messo un'elisse, insomma un cerchio, che indica il contesto sociale. Appunto, la famiglia non è qualcosa di isolato, è in un circolo, in una catena di famiglie, e dunque in una cultura, in un mondo che cambia. Ma poi al centro c'è un quadrato, qui forse se fossi stato bravo graficamente avrei potuto fare un punticino bianco, per aiutare a comprendere che al centro di questa dialettica, uomo-donna, genitori-figli, c'è il mistero. C'è quel mistero che manifesta il suo passaggio più forte nell'apparire di una nuova esistenza, nell'apparire di una nuova vita. E come tutti sanno, anche nella società più disincantata come quella nostra, di fronte a una vita, a un bambino che nasce, non si può non restare sorpresi. Perché tutti custodiamo dentro di noi la profonda consapevolezza che un figlio non è un prodotto. Che un figlio rimanda a un'origine che è più grande di noi. Il papà e la mamma sono l'inizio di un figlio, ma non ne sono l'origine. Quell'origine che ci trascende, da cui tutti proveniamo. E questo mistero abita la famiglia. Non come un estraneo, ma come la luce che misteriosamente ha suscitato e illumina l'alleanza tra l'uomo e la donna. E come la forza che misteriosamente rende possibile la generazione di una nuova vita. Il mistero. Mistero che è la presenza di Dio. Mistero di cui Gesù Cristo, per noi cristiani, ha rivelato in pienezza il volto. Allora qui capite subito tutto l'eco di Genesi, Dio ha creato l'uomo per la donna e la donna per l'uomo, perché si incontrino nel cono di luce della sua presenza. È qualcosa di meraviglioso, è la profondità sacramentale della realtà della famiglia. Ma casomai poi nelle domande possiamo, non voglio dilungarmi tutto su questo primo punto, ma possiamo dire qualcosa di più su questo. Anche per i ragazzi, sono tanti giovani, interessanti, cioè in che modo attraverso l'innamorarmi di lui, di lei, il costruire una relazione con lui e con lei, sono introdotto a un'esperienza di Dio. Perché il cuore batte così quando c'è l'amore? E perché il cuore batte così quando si aspetta un figlio, quando i genitori, quando si spera per un figlio? Una mamma che attende la nascita di un bambino, un papà, attendono un miracolo. Perché investiamo le speranze più grosse? Perché quando tutto funziona, quando tutto accade, lo riconosciamo come una grazia? E perché invece quando le cose falliscono, veramente lì si sperimentano le sofferenze e i drammi più profondi? Perché nell'esperienza familiare l'uomo e la donna mettono radicalmente in gioco il tutto di sé. Questo è il motivo, così chiudo questo primo passaggio, per cui non è che si può arrivare lì in qualunque modo. Cioè non è che i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, generazioni, civiltà millenarie, nessuno ha mai capito niente, siamo arrivati noi. L'alleanza coniugale è sempre stata custodita.
si diventa marito e moglie in tutte le epoche, in tutte le culture, pagani, tutte le religioni, attraverso un rito che dice: stai attento che tu vai a toccare un'energia sacra che è più grossa di te. Cioè, qui è il cuore dell'umano. Non che tu al cuore dell'umano ci arrivi come vuoi, se no ti bruci. Capite? Generazione e generazione hanno custodito una saggezza umana e religiosa di come si arriva a una cosa così densa, così profonda. Certo, le religioni naturali, facendo riferimento a quello che hanno fatto i nostri avi, i nostri antenati, nell'Antico Testamento, facendo riferimento all'alleanza del Sinai, al Dio di Abramo, di Sara, noi cristiani facendo riferimento al mistero pasquale di Gesù. Imparando lì ad attingere lì ciò che realmente nutre, illumina l'esperienza della famiglia. Qui sarebbero delle cose enormi da dire, ma bene. Allora, se la famiglia è questo, quindi i riti matrimoniali non è una cerimonia così, non è solo il velo bianco, tutte quelle cose lì sono per farti aprire gli occhi su quel che stai facendo, su quel che capita. Poi dice un giornale, Tiziano Terzani, che è un giornalista che mancato, non veniva dalla cultura cristiana, non era della congregazione della dottrina della fede, ma diceva: convivenza, oggi si rischia di andare a convivere senza nemmeno cambiarsi la camicia. Cioè, tu non puoi dare all'originarsi di un'alleanza vitale che deve sostenere questa roba qui come fosse una delle, appunto, una cosa che si perde nella banalità del quotidiano, dicono i sociologi americani, un processo di sliding versus deciding, di scivolamento. Si scivola nella convivenza così, uno scivolamento quasi per inerzia. Ma non è possibile. La cosa che si mette in campo è troppo grossa perché ci si entri dentro per scivolare. Bene, adesso, se la famiglia è questa, abbiamo detto, la famiglia è sempre esposta al cambiamento, quindi non bisogna avere nostalgia di altre epoche, dobbiamo vivere la nostra, la nostalgia è illusoria. Bene. Non si tratta di essere nostalgici, si tratta di comprendere come, diciamo, favorire la buona salute della famiglia, che è la buona salute dell'umano in un contesto culturale, sociale, economico e tutti gli aspetti che volete, profondamente cambiato. Qui, per dire i cambiamenti della famiglia, bisognerebbe prendere in considerazione numerosi filoni, numerosi fattori di trasformazione. Il primo, ma non lo sviluppo perché è la secolarizzazione della famiglia. Cioè, il primo punto è lo sganciamento del familiare dall'esterno. Comincia grosso modo, gli storici lo fanno cominciare grosso modo con la Rivoluzione Francese, quando per la prima volta nella storia dell'umanità qualcuno ha pensato che fosse sufficiente per sposarsi farlo di fronte a un sindaco. Come se la costituzione di uno Stato, una legge civile, potesse essere quello che sostiene. Ma sai cos'è l'amore? Ma sai cos'è la generazione? Sono l'umano nelle sue radici misteriche. È qualcosa che assolutamente coinvolge il civile, ma è irriducibile al civile. Allora, questo sarebbe una lunga storia, il processo della secolarizzazione del matrimonio. Che dice: ma basta questo matrimonio, farcelo spiegare dal divino, dal religioso, ce lo spieghiamo noi con la ragione. Ecco, e l'esito è che poi con la crisi della ragione
col collo delle ideologie, rischia il matrimonio e la famiglia di essere affidata all'arbitrio. Ecco, questa è la vicenda contemporanea. Ma qui farei riferimento a quel tipo di cambiamenti, diciamo più di carattere sociologico, cioè il modo in cui la famiglia sta all'interno della società. Già accennava nella presentazione, no? La differenza tra quelle società che sono chiamate società organiche e la società complessa nella quale noi siamo oggi. Anche qui ci sono dei piccoli disegnini che possono aiutare a rendere accessibile delle idee se abbastanza articolate in maniera semplice. Nella società organica, cosa intendiamo con società organica? Intendiamo un tipo di società che è regolata da codici simbolici, cioè linguaggi, forme di rappresentazione che vanno dal folklore locale al modo di abitare, al modo di incontrarsi, alle leggi dell'economia, diciamo così, che sono coerenti tra di loro. Pensiamo ai nostri, per semplificare, i nostri paesi di 70-80 anni fa, diciamo fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino ai grandi processi di industrializzazione post-bellici, tanto per semplificare. In quel tipo di contesto la famiglia, si potrebbe dire, è tutto. È in larga misura l'asse costitutivo della società. Senza entrare troppo in dettagli, diciamo, di carattere scientifico, ecco, ma ci può aiutare un'immagine. Pensiamo alle nostre cascine di una volta. La cascina che cos'era? La cascina era in un certo senso un piccolo paese. E il paese era in certo senso una grande cascina. Le cose che un bambino imparava nel cortile di casa sua erano le stesse che si vivevano nella piazza del mercato, nella piazza del paese, andando al catechismo, andando alla scuola. Dappertutto c'era lo stesso sistema di rapporti. E la famiglia svolgeva realmente il ruolo di introdurre nel mondo. La famiglia non era un piccolo nido appartato, era una finestra sulla realtà. Il bambino che a casa avesse imparato certe regole dal papà e dalla mamma, se usciva per le strade del paese faceva una marachella, diciamo così. Qualunque papà del paese fosse passato di lì si sentiva autorizzato a rimproverarlo. Se era il caso anche a dargli un piccolo scappellotto, sicuro che il bambino tornando a casa si sarebbe sentito dire e fare da suo padre esattamente le cose che faceva quel papà lì. Ogni papà esercitava il ruolo simbolico di rendere presente presso il singolo bambino la legge che qui, guarda, governa il cortile di casa tua, ma governa anche la vita del paese. La parrocchia, il mercato, la piazza erano il prolungamento spontaneo della vita della famiglia. E la vita della famiglia era in piccolo quella cosa lì. Ecco perché gli ho messo famiglia, freccia, società. Vedete? La famiglia era realmente l'iniziazione al mondo, l'ingresso nel sociale. Tra la vita della famiglia e la vita della società c'era un'osmosi, un prolungamento organico. La cosa diventa molto, molto diversa in quella che la società nella quale noi oggi viviamo ormai da diversi anni, anzi da diversi decenni, quella che si chiama la società complessa. Perché si parla oggi di società complessa? Perché è una società formata da un insieme di sottoinsiemi sociali, da un gruppo di sottoinsiemi, ciascuno dei quali è regolato da legge e struttura autonoma. E quindi non è più possibile, o almeno non è più facile, delineare un codice simbolico unitario per la vita sociale. Allora si parla di società multiculturali, oggi anche multireligiose, ma non è solo a livello di religione e di cultura, è proprio che i singoli sottosistemi, pensate al mondo dell'economia, il mondo del lavoro, il mondo della scuola,
il mondo dello sport tendono a declinarsi come settori vitali autoreferenziali, autosufficienti. Facciamo un esempio molto semplice. Quando ancora andavo a scuola, io che pure non appartengo al periodo prebellico, però ero in un paesino, insomma, che aveva custodito abbastanza dei caratteri militari. La maestra delle elementari attingeva alla sua esperienza quotidiana di mamma, diciamo, quelle competenze morali, quelle regole di vita, quello stile di stare al mondo che nella sua professione di maestra poteva automaticamente trasmettere a noi. Oggi mediamente, penso, la maestra quando entra in classe deve mettere tra parentesi molte delle sue convinzioni personali, perché sa di dover agire in un ambito specifico regolato da norme procedurali, burocratiche molto particolari, che deve tener conto di un'infinità di modelli di vita e di orientamenti di pensiero. Ed allora la scuola non automaticamente ha gli stessi codici della famiglia. Pensiamo al mondo dell'economia e del lavoro, che certamente non è nella società organica, molto spesso nella cascina il luogo della famiglia era anche il luogo del lavoro, quindi gli orari, i ritmi del lavoro erano i ritmi della famiglia. Tutti voi sapete bene invece oggi come molto spesso il mondo del lavoro è organizzato in forme non solo non compatibili, ma che mettono realmente molto in difficoltà la vita della famiglia, perché nella società complessa in cui noi siamo viene premiata al massimo l'individualizzazione del comportamento. In qualche modo ognuno è pensato come un singolo con la sua agenda e deve viaggiare con quella. Pensate anche al mondo dell'informazione. Non è che stiamo tutti lì in casa a sentire il telegiornale per sentire tutti per la prima volta la stessa notizia, ma ciascuno l'ha già ricevuta per conto suo. Allora non è l'esperienza dell'alleanza, dello stare in... Però tu togli dalla famiglia l'essere il luogo dell'informazione. Appunto, nella società organica i nipoti imparavano, non so, da noi si usava nella stalla, la sera si andava dopo cena, si diceva il rosario, e i bambini imparavano la storia del paese sentendola raccontare dai nonni. Ma è diverso da ricevere le notizie su un cellulare. Allora ripeto, vedete, in una società complessa, in alto a pagina 2 abbiamo il disegnino, la famiglia viene spogliata del suo ruolo di tradizione culturale, spesso dei criteri educativi, almeno di quelli, ad esempio, che vigono nella scuola e in altri contesti, e quindi diventa uno dei tanti sottoinsieme di una società che ne custodisce tanti e non li armonizza tra di loro. Questo ha reso particolarmente difficile l'azione educativa e rende anche un po' difficile la vita ai nostri giovani, che vengono su, cosa vuoi, dovendo appartenere a tanti ambienti. Allora il rischio dei nostri adolescenti tipico è quando vengono all'oratorio stanno come si sta all'oratorio, poi vanno nella squadra di calcio e stanno come si sta là, poi vanno al sabato sera con gli amici e stanno come si sta là. Come fanno ad appartenere a tanti sottosistemi così? Evitando di fare sintesi, rinunciando a mettere l'anima a fondamento di ciascuno di questi, finendo per vivere molteplici appartenenze e adattarsi in qualche modo senza riuscire a trovare il punto intorno a cui la sintesi può essere costruita. E noi cristiani pensiamo che questa sintesi sia poi il mistero del Signore, che è la chiave di lettura di tutta la realtà. Come cambia la famiglia in questo contesto qui? Tende a declinarsi, dicono gli studiosi,
come una famiglia appartata, cioè come un nido affettivo, diciamo così, che in questo mondo così complicato, nel quale devi correre dal lunedì fino al venerdì sera, ecco, fermi tutti, sospendiamo e stiamo tranquilli. Cerchiamo di star bene relazionalmente tra di noi. Se l'icona, l'immagine della famiglia, della società organica era la cascina, forse si potrebbe dire che l'icona della famiglia postmoderna è l'appartamento. Appartamento, come dice il termine. In cui c'è la tentazione, se non di essere due cuori una capanna, però di vivere la famiglia essenzialmente come luogo di integrazione affettiva. Questo è un po' tipicamente italiano. È interessante il fatto che i giovani tendano a restare a lungo in famiglia, a voler avere un rapporto, un bel rapporto con i genitori, affettivamente, di intesa emotiva, anche quando magari sul 90% delle cose non la pensassero come. E questo significa appunto che la famiglia tende a declinarsi come luogo dei sentimenti, più che come finestra di introduzione all'umano. Fin qui l'analisi, va bene. La comunità cristiana cosa può fare in mezzo a tutto questo? Nostalgia? No, ci mancherebbe altro. Dare una testimonianza luminosa, coraggiosa. Qui ci rendiamo conto come mai, vedete, la famiglia è diventato un tema così importante, rilevante nella riflessione della Chiesa, a partire dal Concilio e poi Giovanni Paolo II, la Familiaris Consortio, Benedetto XVI, questo Papa, due sinodi, un'esortazione apostolica a Amoris Laetitia. Perché questi cambiamenti ci sono, dobbiamo cercare di capirli. Se vogliamo aiutare e portare la freschezza, la bellezza del Vangelo. Allora, la comunità ecclesiana ha fatto una riflessione molto approfondita su questo punto. Amoris Laetitia, che è il documento di Papa Francesco, ne trae in qualche modo delle conclusioni, per così dire, ecco, ma suggerendo delle piste di azione. Allora, adesso qui in 10 minuti dico due chiavi di lettura di Amoris Laetitia, rapide, e poi cerco di far vedere qual è la direzione familiare, la direzione fondamentale su cui Amoris Laetitia ci chiede di lavorare nei prossimi anni. Ecco. Direi un po' rispondendo a questo tipo di lettura, a questo tipo di diagnosi. Le due chiavi di lettura sono molto semplici. La prima è la forma del testo. È stato detto che Amoris Laetitia non è un grande trattato sul matrimonio, ma è come una grande narrazione. Guardate che bello. È come se il Papa, ad esempio, chi di voi ha già letto, se no vi leggerete il capitolo 4, in cui il Papa commenta l'inno alla carità di San Paolo, applicandolo, riferendolo all'amore tra l'uomo e la donna, tra i genitori e i figli, la carità è paziente, benigna. È come se il Papa volesse non usare la scorciatoia di enfasi retoriche, sapete, a volte questa è la tentazione che a volte noi preti abbiamo, no? Allora, prendiamo il trampolino, e si sa come gli sciatori quando prendono il trampolino facciamo dei salti, e la famiglia, immagine della Trinità, spazio di amore eucaristico e delle cose che tu rimani lì sospeso per aria dalla loro bellezza, ecco, poi torni a casa e adesso il Papa dice, tesori miei, fratelli cari, cominciamo noi preti, vescovi, stiamo attenti a non fare delle enfasi retoriche. Quando ciò di cui c'è bisogno oggi è, per così dire, prendere per mano i fedeli, questi ragazzi, i giovani, i fidanzati, i mariti e mogli, prenderli per mano e accompagnarli ad accorgersi come il mistero abita la loro vita affettiva. Questo è il punto.
Ecco perché il Papa non fa, per così dire, un trattato, ma un racconto. E ci dice che se noi stacchiamo la verità del Vangelo dalla carne, cioè dall'esperienza concreta del popolo di Dio, rischiamo l'ideologia. Cioè, difendiamo valori, valori, principi, tanto, tutto giusto, tutto giusto. Ma se poi non accompagni la persona a riconoscerlo nella sua storia personale, capisci? Devi accompagnare un ragazzo, un giovane, un fidanzato, a capire dove Dio sta nell'affetto che lui ha per quella ragazza lì, nei suoi sogni, nella speranza, in che modo il Signore passa con la sua benedizione dentro quella vicenda umana. Allora il Papa dice: non dobbiamo parlare il linguaggio cristiano del matrimonio, della famiglia, quasi avendo la tentazione di scavalcare la concretezza dell'esperienza storica, perché poi quelli al lunedì vanno a lavorare così, quelli vivono in questo tipo di società. Allora la scelta linguistica è di avvicinare il più possibile, ecco, l'annuncio della verità rivelata da Gesù proprio nella forma del mistero dell'incarnazione, una parola che si dice nella carne. Dio col suo mistero si dice nei tuoi affetti. È una cosa grande. La Bibbia parla così. Dio è contento di essere immaginato attraverso l'affetto di un uomo per una donna. Io sono come uno sposo, tu non sarai più chiamata abbandonata. La tenerezza di un padre, di una madre per i suoi figli. Sono il modo in cui è lì. Vedete, perché a volte alcune persone, anche hanno difficoltà ad accogliere il mistero di Dio, che a volte parlando ai giovani dico: ma tu hai un'immagine di Dio in bianco e nero, se il volto di Dio che tu hai in mente è grigio, ma certo che non ti interessa. Ma Dio non è grigio, ci vuole tutta la tavolozza dei colori dell'affettività per poter nominare il mistero di Dio. Ecco il lavoro che c'è da fare oggi. In una cultura affettiva così cambiata, ecco quello che Amoris Laetitia cerca: la gioia dell'amore, la letizia dell'amore. In una cultura affettiva profondamente cambiata, prenderci per mano per riconoscere come la tavolozza dei colori dell'affettività, del legame, della fedeltà, è quella che dipinge il volto di Dio, della verità rivelata da Gesù. Ecco, questo il Papa lo fa, dicevo, nella forma del testo. Secondo, lo fa suggerendo allora una logica pastorale, che è la logica dell'accompagnamento. Sapete che a lui piacciono le immagini, appunto, che di una chiesa che, senza rinunciare ad essere il faro che fa splendere la sua luce, diciamo, nella storia, per tutti, però cerca di essere fiaccola, che quella luce l'avvicina all'esistenza di Gesù. Poi Papa è molto bello perché lo fa anche per riferimento alla diversità della età della vita, parla dei coniugi anziani, dell'invecchiamento, parla delle coppie giovani, parla della preparazione del matrimonio, parla dell'educazione affettiva e sessuale dei ragazzi. E dice: non basta enunciare norme e principi, occorre nella quotidianità quella testimonianza che sa essere, che sa intercettare, capisci, quello che l'altro sta vivendo, e aiutarlo a capire lì dentro la sua storia.
dove il mistero di Gesù lo sta interpellando per far prendere ai suoi affetti la forma di qualcosa che fiorisce nella sua presenza. Allora si arriva all'ultimo punto. Questo è possibile, e chiudo, questo è possibile solo se lo facciamo tutti insieme. Riassumendo, si può dire, è possibile solo se la Chiesa prende un volto più familiare. Cioè, non può essere da noi per voi. Cioè, questa roba qui non la possiamo risolvere noi preti, né i vescovi, né il Papa da solo. Appunto perché qui si tratta di mostrare che cosa il Vangelo, che cosa l'incontro di Gesù fa capitare tra un uomo e una donna. Capisci? Che cosa il Vangelo di Gesù fa capitare tra dei genitori e dei figli. Allora si tratta, per un verso, di riscoprire un cristianesimo domestico. Cioè, la verità del Vangelo vissuta nelle case. Che plasma i legami, che configura gli affetti, appunto, che genera reti di testimonianza quotidiana. E questo è tutto un cammino, direi, che anche la riflessione cristiana in questi anni, in questi decenni ha fatto. Cari genitori, prima che il catechista, il parroco, possano parlare di Dio a un bambino, la prima immagine di Dio che il bambino si fa, se lo fa attraverso l'esperienza di mamma e papà. E nessun prete potrebbe dire niente se non ci fosse quell'esperienza lì. Noi poi lì dobbiamo elaborare la grammatica. Come il professore a scuola, la maestra, insegna poi come si scrive la A, la I, la E, e come si compone, quali sono le regole della grammatica, ma di una lingua che è lingua materna, che il bambino ha cominciato ad articolare passando dai primi frugolii alle prime sillabe, e le prime sillabe della fede sono il modo in cui il bambino respira in casa l'esperienza di Dio. Ecco perché il comandamento dice onora il padre e la madre, perché sono i primi luoghi dell'accesso all'assoluto. Lì c'è un'espressione molto bella di Papa Francesco, in fondo a pagina 3, 10 righe dal fondo, quando Papa Francesco in una catechesi ha detto: la sapienza degli affetti che non si comprano e non si vendono è la dote migliore del genio familiare. Proprio in famiglia impariamo a crescere in quell'atmosfera e sapienza di affetti. La loro grammatica si impara lì, altrimenti è ben difficile impararla, ed è proprio questo il linguaggio attraverso il quale Dio si fa comprendere da tutti. Allora si tratta di acquisire nuova consapevolezza di come Dio abita la famiglia e di come la mediazione della fede è anzitutto una mediazione familiare, superando ogni tentazione di un'impostazione clericalistica della Chiesa, in cui i preti, i vescovi hanno un ruolo ministeriale importantissimo, ma non esclusivo. Secondo, il movimento qui è la Chiesa che riconosce, diciamo, più compiutamente questa missione alla famiglia. Ma secondo, e chiudo, la famiglia che allora si rende conto di avere una responsabilità ecclesiale. Allora si tratta di aiutare la famiglia contemporanea cristiana a non essere una famiglia appartata, a non pensarsi come due cuori in una capanna, ma pensarsi realmente nella rete della costituzione di una comunità. È il compito del ministero nella Chiesa invitare la famiglia a uscire,
a uscire per costruire. Guardate, una famiglia isolata è una famiglia indebolita. La famiglia ha bisogno di fare comunione, ha bisogno di fare rete. Tra l'altro è l'unica possibilità in una società complessa di restituire ai figli la consapevolezza che il mondo non è un caos, e che esiste una possibilità di decifrare tutti gli aspetti della vita in maniera coerente. Ma se tu sei una famiglia isolata, finché il bambino è piccolo ce la fai, da quando ha 14 anni la battaglia è persa. Perché ti dirà: mamma e papà, voi siete un piccolo sottoinsieme arretrato. Mentre il mondo viaggia su altre cose. Solo se la famiglia si è impegnata, diciamo, a costituire questa rete, che è una rete di testimonianza, ecco, allora avremo una chiesa più familiare, in cui diventa possibile l'accompagnamento, appunto, degli uomini e delle donne del nostro tempo ad accorgersi di come il mistero di Dio bussa alla porta delle loro esperienze affettive, non perché questo diventi qualcosa che si gustano per conto proprio, ma qualcosa che li abilita a dare una testimonianza. Ecco, in questo modo quella congiunzione dei due assi orizzontale e verticale che definiscono ciò che la famiglia è, potrà brillare anche nella nostra società e anche nella nostra Chiesa come un dono meraviglioso per tutti. Ti ringrazio per questo. Bene, grazie Don Andrea. Allora, ovviamente Don Andrea è a disposizione per domande da parte di, appunto, chiunque avesse qualche elemento da chiedere. La cosa che da tutto, questo devo dire, a me ha colpito, da tutto quello che ci ha detto, è come effettivamente ci sia necessità di prendere coscienza, ma davvero, del fatto che la società è cambiata e che questa è la situazione da cui non si torna indietro. E che non possiamo fare certo come il giapponese che non si era accorto che era finita la Seconda Guerra Mondiale. Altrimenti si rischia veramente di restare isolati e di portare avanti un approccio appunto puramente ideologico che alla fine non conduce a nulla. Quindi questo, devo dire, tra le varie cose mi ha colpito, quindi prendere coscienza di questo fatto e affrontarlo e ragionarci tutti insieme, laici e da una parte e sacerdoti e chiesa dall'altra. Anche perché poi effettivamente potrà essere veramente poi effettivamente appunto anche un esempio ed essere in grado di essere un esempio, che non sia una cosa che tu dici e poi il comportamento che i figli vedono è completamente diverso, oppure parlare tanto di famiglia quando poi magari in molte situazioni in realtà una famiglia non esiste, perché i ragazzi una famiglia non ce l'hanno, cioè per molti non è normale che la mamma e il papà vivano sotto lo stesso tetto, ecco. Quindi dobbiamo stare attenti a non fare dei discorsi che siano discorsi puramente vuoti, che poi non hanno nessun riscontro con la realtà, e quindi questo diventa, ecco, fondamentale. Tra le varie cose, questa era la prima che mi colpiva, insomma. Concludo il ragionamento, e questo poi alla fine non può che creare disorientamento, perché prima parlavi appunto di molteplici appartenenze che alla fine conducono a non appartenere a nulla. Quindi il tutto mi pare, ecco, veramente collegato e legato da un filo conduttore che porta poi in una società individualista come quella attuale alle conseguenze purtroppo che viviamo. Però la riflessione prima di tutto effettivamente dobbiamo farla noi genitori, vuol dire, perché è facile dire ragazzi d'oggi si basano sull'esempio che poi gli dai tutti i giorni. Lei mi ha fatto sorgere alcuni interrogativi.
Innanzitutto un passaggio che lei ha fatto sulla famiglia cristiana, che non deve essere chiusa, ma se è una famiglia cristiana che si fonda, ossia nata da una coppia che si è formata cristianamente, non dovrebbe essere chiusa, perché il compito di una coppia che forma una famiglia cristiana è quello di evangelizzare e quindi portare fuori. Quindi, mi sembra un po' un'antitesi quel passaggio lì. Però poi Casa Dolce Casa, in questi giorni, Casa Dolce Casa, la famiglia che pure si dichiara cristiana pronuncia dei mostri. E queste anomalie non dovrebbero esistere, non dovrebbe essere possibile. E io ho avuto anche oggi la sfortuna di andarmi a leggere un po' le testimonianze di una madre che si è dichiarata cristiana, che ha fatto, da quello che lei dice, di tutto per trasmettere al figlio i suoi valori. Allora dico, allora c'è qualcosa in noi famiglie cristiane che crediamo e che tentiamo di evangelizzare, c'è qualcosa che non va in tutti noi. Noi non riusciamo a cogliere, eppure io, insomma, io conosco, siamo qui tutti sensibili, cresciuti in queste mura e sensibilizzati. Dove noi, come potremmo riuscire a cogliere e interpretare quello che nessuno riesce a capire? Mi colpiva il passaggio nel quale lei diceva che il padre e la madre sono i primi luoghi dell'assoluto. E mi chiedevo, nonostante me, cioè lei ha fatto un'affermazione come se fosse un dato. E è un'affermazione importante, cioè che io, padre, sia insieme a mia moglie, il primo luogo dell'assoluto, per i miei figli, cioè lei dice una cosa importante e vorrei capire un po' meglio, perché spesso quello che invece a me viene in mente sono tutti i miei limiti e rischio di farti uccidere, e la faccio diventare più una questione allora di coerenza, sono in grado, sono adeguato, se poi lei la carica anche dicendo che è il primo luogo dell'assoluto, dico beh, ciò la vedo dura e vorrei che la spiegasse un po' meglio, perché da quello che ho colto la pone come così è, che mi piace o non mi piace, vorrei che la declinasse un po' meglio, perché io vedo che spesso ciò che si afferma di più nella quotidianità è il vedere che spesso non sei adeguato, la tua reazione rispetto a delle cose che tu hai, delle non corrispondenze che hai rispetto a delle scelte che fanno i tuoi figli, a come si comportano. Allora dico, beh, insomma, loro incontrano in me Gesù, vedono questo e lo vedono e possono vederlo nonostante quelli che sono anche i miei limiti. Io ho due domande. La prima, che va bene per ogni stagione della vita. Era un tema che non aveva sottolineato fortemente e chiedo così di approfondire se può, se vuole, che cosa ha a che fare Dio con i nostri affetti, addirittura con il nostro corpo. Perché tante volte noi pensiamo che Dio sia quella persona a cui dedichiamo i 45 minuti della domenica, oppure i 2 minuti prima di dormire, oppure se viene il mezzo della giornata, ma sapere che ha a che fare addirittura con la mia corporalità, con i miei affetti, invece è una cosa un po' così importante, no? La seconda, sulla gioco in casa, gli chiedo come può andare a torre diventare famiglia di famiglie, come può mettere in atto quanto amore, sentizia e riflessione di questa sera ci offre, ci propone. Beh, allora provo a rispondere un po' a queste domande. Parto dal fondo, ma perché mi pare faciliti l'arrivare alle domande. Come può un oratorio? Un oratorio è uno spazio privilegiato per favorire questo duplice movimento.
di una Chiesa che stia attenta a non avere un'impostazione clericalistica, appunto, in cui siamo solo noi che diciamo, insegniamo e no, non è questo la comunità cristiana, e di facilitare, a partire dalle giovani generazioni e le famiglie che vi ruotano attorno, un'esperienza di comunità. Ecco. Ciò da cui il Papa mette continuamente in guardia, questo già in Evangelii Gaudium, si può dire un giorno sì, un giorno no, ritorna su questa cosa, è che le strutture della comunità cristiana si declinino come agenzie di servizi, con una efficienza magari organizzativa anche rilevante, ma senza il tessuto quotidiano della relazione, della testimonianza. Cosa che in Veneto non avete ancora la crisi del clero che abbiamo nel Piemonte, che è più secolarizzato. Ma comunità ecclesiale in cui il parroco non c'è più, cioè, si assume uno, quello fa quello, arrivi, ci sono dei pacchi da distribuire, eccetera, eccetera. Un'agenzia di servizi. Che è un'altra cosa da una comunione di persone. Avviciniamo questo tema alle problematiche affettive e matrimoniali. Pensate ai cammini di preparazione del matrimonio. Se non si sta attenti, i fidanzati li vivono una cosa un po' paragonabile a una scuola guida, a un corso di inglese. Vai, c'è quella struttura che è la parrocchia, che deve offrire quell'itinerario fatto di un tot di incontri, ciao. Quale appartenenza alla comunità si genera? Giustamente la signora prima diceva, se una famiglia è una famiglia cristiana non è possibile che sia chiusa. Però il matrimonio tende ancora a essere concepito come una cosa che facciamo per noi, giustamente per voi, ma non per voi. Capisci? Non è quella roba che vado all'agenzia chiesa che mi dà il sacramento e me ne torno a casa per ritornare nel mio privato. Allora, la correzione di questa cosa qui, appunto, che è nell'immaginario collettivo per tutto un insieme di motivi e di eredità storiche, può essere fatta questa correzione solo dove c'è veramente una comunità di famiglie. Che non vuol dire che le famiglie devono sempre essere tra i piedi, anche quando i ragazzi ogni tanto hanno bisogno di fare delle esperienze in cui i genitori non sono sempre tutti lì. Ecco, l'oratorio serve anche per quello. Bisogna regolare a seconda dell'età, delle tappe, le giuste distinzioni, appunto perché le presenze non siano invasive. Ecco. Però si tratta realmente di costruire reti comunionali, dentro cui il volto cristiano del familiare sia respirato. Oggi i mezzi di comunicazione descrivono la Chiesa su questi temi come una lobby che difende una certa ideologia. È così, le unioni civili, la Chiesa è quella lobby che fa una pressione perché certe cose... Dove non c'è la possibilità dell'incontro quotidiano con delle famiglie cristiane in cui è visibile cos'è la famiglia secondo il cristianesimo, questa immagine non viene corretta. Ecco perché è così vitale poter respirare cosa fa il matrimonio cristiano, lì dove è assunto, dove è vissuto. Questa è oggi l'evangelizzazione. L'oratorio, questo. No? Anche quello che fate. Dio negli affetti, qui fa una serata. Appunto, qui bisognerebbe prendere Genesi, la creazione dell'uomo e della donna. Perché Eva non viene creata subito? Vi siete mai chiesti? Adamo viene lasciato un bel po' a bagnomaria, lì nel paradiso terrestre.
e chiama per nome gli animali, chiama per nome le piante, prende possesso di... sta lì, quando sei impadronito di tutto, che vorrebbe dire, quando è diventato ingegnere, medico, è diventato avvocato, sa tutto, sa l'inglese, sa l'informatica, si rende ancora conto che non è quell'uomo che lui è chiamato a essere. Che la misura dell'umano non è nelle cose che sa, la misura dell'umano non è nelle cose che ha. Allora è pronto, perché gli arrivi davanti la sfida più grande della sua vita, il dono più grande della sua vita, che è l'apparire di Eva. La misura dell'umano è nella capacità di Adamo di stare di fronte a Eva. Lì si vede che uomo sei, e viceversa. Perché abbiamo dei grandi scienziati, dei grandi ingegneri, che sono dei poveri uomini. Ora lì Adamo scopre che può diventare quell'uomo che è chiamato a essere solo ricevendolo il dono attraverso un'altra. E però insieme si rimandano a qualcuno che gli eccede. No, ma qui è ovvio, qui sono le cose più grandi dell'esistenza. Quando ami, quando ti sposi, quando ami lei, quando lei ama lui, è ineluttabile la domanda che tutte le culture hanno sempre saputo. Amore e morte sono due facce della stessa faccenda, della stessa pagina. Perché è inevitabile che dal di dentro si ponga la domanda: ma quando io amo lei, cosa facciamo? Un castello di sabbia? E poi arriva l'onda del mare e spazza via tutto. O realmente nell'amore mio per lei e suo per me c'è un anticipo, un reale assaggio dell'eternità. C'è qualcosa che ha a che fare con la vita eterna di Dio. Ma vedete come gli affetti si accendano religiosamente. Il matrimonio non è un sacramento perché diamo una mano di vernice religiosa a una cosa che è nata profana. Ma perché la fede aiuta a riconoscere chi è che abita lì e a sceglierlo come principio di tutto, come l'irrinunciabile. E anche il significato del celibato della verginità cristiana sono proprio quelli: l'irrinunciabile non è Eva, non è Adamo, l'irrinunciabile è lui che abita i nostri affetti. Capite? E qui ecco perché poi allora il corpo è tempio dello spirito. Non siamo mossi semplicemente da ormoni e da adrenalina. Realmente nella tessitura passa lo spirito creatore che ha dato ordine alla creazione. Allora così si arriva anche ai padri e alle madri, ecco, che sono testimoni dell'assoluto, non sono all'altezza, e vorrei vedere, e chi è che è all'altezza? Non è il punto di essere all'altezza, è il punto di rendere onestamente testimonianza a un mistero che ci supera, lasciandoci nel giudicare, sapendo anche riconoscere quando non ne siamo all'altezza. Però dobbiamo saperlo, per dei bambini il papà e la mamma sono gli assi cartesiani del mondo, Il papà e la mamma sono gli assi cartesiani del mondo.
quello che dicono papà e mamma. Cioè, poi crescendo i bimbi diventano grandi e imparano a vedere tante cose del mondo, d'accordo, ma nel costituirsi della coscienza di ciascuno di noi, le parole di mamma e papà sono... Io tornavo, mi faccio ridere, quando facevo prima, seconda elementare, tornavo a casa e magari il papà o la mamma mi faceva una battuta e io dicevo, l'ha detto la maestra. E mio papà mi prendeva e diceva, ah certo, se l'ha detto la maestra. La maestra, figura. Capite? Il papà e la mamma e poi gli educatori. E in fondo, questo riguarda anche gli educatori quando sei più grande, i ragazzi ci guardano, sfidano nei nostri occhi se noi l'abbiamo visto sto mistero. Cercano un educatore così, cercano qualcuno che non dica per sentito dire. E infatti i bimbi che continuamente chiedono ai genitori perché? E perché è così? Perché è così? E perché? E si aspettano che il papà e la mamma siano la voce della verità. O no? Guardate, i comandamenti hanno tutti forma negativa di cose che non bisogna fare, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Ce ne sono solo due che hanno forma positiva e sono i luoghi che indicano lo spazio originario del manifestarsi del mistero di Dio e sono: ricordati di santificare le feste, la liturgia, e onora il padre e la madre, la famiglia. Quindi, e chiudo, non è che sbagliamo tutti, poi certo, tutto quello che riguarda la vita della famiglia, dell'educazione, dei rapporti è affidato alla libertà e non c'è una soluzione tecnica, non c'è una ricetta risolutiva. Ecco, l'umano non è una macchina che si aggiusta mettendo una cosa che sicuramente funziona. Il compito della famiglia non è essere infallibile, ma far circolare quella grazia che senza essere costrittiva per nessuno, però offre la testimonianza di ciò che l'umano è, come un dono e come un appello, perché ogni figlio e ognuno di noi se ne assuma l'onere e la bellezza. Bene, allora grazie ancora a Don Andrea, prima della preghiera finale con Don Massimo, lo ringraziamo ancora e ci diamo appuntamento quindi per venerdì prossimo, stessa ora, quindi con Costanza Emiliano per il secondo incontro. Vediamo affidandosi a Maria, pregando per le famiglie, le nostre famiglie, le famiglie del nostro oratorio e soprattutto per chi sta formando una famiglia per la possa formare secondo la forma bella dell'amore che abbiamo scoperto questa sera. Ringraziamo nuovamente Don Andrea e preghiamo anche per lui, ecco, per il ministero bello che sta facendo a favore della congregazione salesiana. Ci alziamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santo Don Bosco, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie a tutti, buonanotte. Uscendo trovate dei buoni libri, quando posso sostenere la buona stampa, allora penso che sia un buon libro, un nutrimento sempre prezioso per l'animo, per la mente, per il